Successo al Policlinico Umberto I per un delicato intervento intestinale in laparoscopia in una donna al terzo mese di gravidanza. Il professor Marco Caetani, dirigente medico presso il DEA del nosocomio, spiega i vantaggi di un'operazione di questo genere, dovuta alla minore invasività, alla ridotta incidenza di infezioni delle ferite e alla ripresa rapida delle condizioni generali del paziente. Una signora di giovane età, 24 anni, che è arrivata nel nostro ospedale con un quadro di occlusione intestinale, era alla 12ª settimana di gravidanza. Nell'anamnesi raccolta si è evidenziata un intervento precedente all'età di circa 9 anni, rappresentato da una occlusione intestinale da invaginazione intestinale. L'invaginazione intestinale non è nient'altro che la erniazione di un viscere all'interno del tubo digerente, cioè è il tubo digerente che entra nel tubo digerente stesso. Abbiamo approcciato l'intervento per via laparoscopica e dopo il posizionamento del primo trocar siamo riusciti con discreta facilità a mettere in evidenza una briglia intestinale che è stata sezionata senza mai toccare con strumenti l'utero. Il decorso post-operatorio è stato particolarmente brillante, ma di questo non ci siamo stupiti, bensì siamo stati contenti nel constatare il fatto che l'intervento chirurgico non abbia dato problemi per la continuazione della gravidanza.